Difficile o quasi impossibile per un notaro disdire un biglietto all'Italia ricevere assistenza in caso di problemi con la ricezione del decoder di Sky o con un telefonino Wind. E questo è il quadro di oggi, giornata in cui è stato indetto lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori del gruppo Almaviva, di cui fanno parte i call center dell'Alicos e della Cosmed. Una decisione che giunge come atto di protesta nei confronti dell'azienda che, a detta dei responsabili dei sindacati dei lavoratori delle comunicazioni, intende reintrodurre il precariato in azienda, procedendo a partire da Palermo con nuove assunzioni di LAP outbound che effettuano attività di promozione e vendita verso i clienti. Almaviva ha infatti deciso di instaurare circa 70 contratti per lavoratori a progetto a tempo determinato, non tenendo conto delle direttive del Ministero del Lavoro che obbligano tutte le aziende di call center a trasformare i contratti a progetto a tempo indeterminato e a disincentivare così il lavoro a breve termine. L'azienda ha inoltre annunciato che a causa di pesanti problemi economici alcune sedi verranno chiuse. Abbiamo immediatamente dato una risposta pesante con uno sciopero che oggi è nazionale, interessa per l'intero turno delle 24 ore tutte le aziende a livello italiano. A Palermo, che è una delle realtà più grandi, dove abbiamo due aziende con oltre 4.000 dipendenti, e la protesta è molto sentita da parte dei lavoratori, perché abbiamo qui fatto anni di battaglie per far uscire il precariato dalle aziende del gruppo Almaviva. Ci siamo riusciti, perché al 31 dicembre dello scorso anno non c'era più un lavoratore a progetto. Oggi si ricomincia e noi ricominciamo la lotta. Per noi le motivazioni che adduce l'azienda sono del tutto ingiustificate e insostenibili, perché per un gruppo delle dimensioni di Almaviva, per le risorse che ha accumulato in tutti gli anni in cui ha utilizzato il precariato e per la limitatezza delle commesse outbound, che interessano meno del 10% dell'attività dell'azienda stessa, un ricorso di questo tipo al lavoratore a progetto non trova nessuna giustificazione.